sono. Vecchia scuola. Mamma! Papà! C'è nessuno? Yuhu! Forse ci hanno abbandonato. Dovremmo organizzare una festa. Neppure se ne accorgerebbero. Va bene. Ma solo questo. D'accordo. Ma questo è l'ultimo per oggi. Chiaro? Oh, figo! Sam e Sally verranno a trovarci. Guarda che facce. Ehi! È andata. Bella giornata. Ora dobbiamo solo trovare il resto dell'equipaggio. C'è nessuno? No, nessuno. Bene, il cibo è tutto qui. Non sono neppure qui. Ok, non mi resta che aspettarli. L'area delle ricerche è stata ridotta. Wow!
Lucidato alla perfezione. Che scemenza. Ha lasciato le chiavi. Ha lasciato le chiavi. Niente da fare. Non c'è niente da fare. Lo sapevo. E questo cos'è? Un doblone spagnolo. Ma da dove viene? Figo però. Ela. Alla Gansway. Ehi, ma avete cercato il tesoro di Avery? Non ci credo. È papà. Sic parvis magna. Da umili origini verso grandi imprese.
Che cos'è? Che cavolo? Oh, merda. Merda. Ehi, eccoti qua. Ehi. Ti cercavamo. Cosa ci fai tu qui? Vi stavo cercando. La barca è pronta. Dai. Bene, vi raggiungo in un secondo. Perché? Devo solo... prendere... Cosa c'è, Cassie? Ok. Non arrabbiatevi. Vi ho detto di non arrabbiarvi. Le chiavi. Allora. Che cosa hai visto? Niente di che. Beh, solo quella foto di voi due e Sally. Con dei tesori che sembravano spagnoli. E un fucile. Sì. Ah. Prima o poi doveva succedere. Forse deve morirglielo. Non è ancora pronta. Pronta per cosa? Per vedere quella cazzo di roba? Ehi, tu, parolacce. Già, parolacce. Scusate. Ma avete gli scheletri nell'armadio, letteralmente? O cos'è? Una specie di teschio d'argento? Sai, credo di non essere ancora pronto io. Davvero? Nate, fai il discorsetto. Sì, fammi il discorsetto. Aspetta, di quale discorsetto parliamo? È solo una bambina. Alla sua età tu e Sam avevate già iniziato con queste cose. È diverso, e lo sai. Sentite, se voi due eravate in un giro losco, per me non è un problema. Ma penso di essere grande abbastanza da doverlo sapere. Abbastanza? Quanti anni hai? Divertente. Mamma? Va bene. Beh, vediamo un po'. Io ho iniziato quando questo tipo mi ha chiamato per uno scoop su una importantissima scoperta storica. Dal tono sembrava un vero cialtrone. Sì? Affascinante, cialtrone. No, non l'avevo ancora incontrato. Oh, lo sapeva. Lo sapeva. E il cialtrone mi dice: se paghi il viaggio, ti consegnerò la bara di Sir Francis Drake. E per la cronaca, le ho dato quanto promesso. Sì, e mi hai anche dato in pasto a dei pirati indonesiani. Oh, dai, sai che non è stata okay, colpa mia. Ok, time out. State dicendo che vi hanno attaccato dei pirati dopo che avevate trovato la bara di Sir Francis Drake? È così? Sì, sostanzialmente sì. Cazzate! Parolacce! Balle? Meglio. Va bene, dai, continuate. Sapete? Il sole è alto. La barca è pronta, il vento è favorevole. Volete continuare la storia? Io dico di farlo in mare. Andiamo. Ehi, un secondo. Com'era Sir Francis Drake? Faceva schifo. Beh, in realtà non era lì. Sì, solo il suo diario e la mappa di Eldorado. La città d'oro? Ah, quella è una leggenda. In realtà era solo una statua maledetta. No, dai, davvero? Sì, davvero. Ma ci torneremo più tardi. Vedi, la mappa ci ha condotti nel cuore.